Arriviamo al primo classificato. Primo classificato. Carlo è già pronto per Axis Mundi. The Tree of Life. Before the breakdown, she rose, driven by the call of the sacred fire. She left the warmth of her familiar shell to walk the path of the forest unknown. Led by the spell of the silver glowing mysteries of the night and the fluting voice of the mating black bear, shivering in the misty awakening of life, she raised her mortal veil and followed the ancient trail to the magic temple of the solitary druid. He led her into the mysteries of his kingdom of light. She offered him the secrets of her garden of beauty, and there before the rise of day consumed by the unsilver flame, they embraced him in the eternal dance between the sons of God and the daughters of men. La poesia premiata è una lirica ricca di pathos, di vivaci immagini oniriche, quasi fabbiesche, di profondo significato. Ci narra l'inquietudine dell'animo umano alla ricerca della propria essenza e di una rinascita salvifica. Protagonista è She, una misteriosa entità femminile che abbandona il guscio protettivo degli addetti, the warm of her familiar shell, spinta da una sete inestinguibile, the sacred fire, verso un mondo sconosciuto, the forest unknown. Intraprende così al buio, prima che sorga l'alba, il suo misterioso cammino, che è anche cammino e buio interiore. E solo dopo essersi liberata dal peso mortale delle proprie catene, she raised the mortal veil, riesce ad intravedere finalmente la luce. Allora, se la ricordo ci guida, chiamiamo ovviamente per la premiazione Liliana Murru. Settimana per me bellissima. La settimana scorsa ero a Lucca, ho preso un premio per un racconto che ha vinto un premio nazionale importante, Racconti nella rete, e oggi ricevo questo premio per una poesia in inglese che, quando l'ho scritta a dicembre del 2013, volevo tenere per me e ha un significato molto particolare. Le mie colleghe, io sono insegnante, vedo che ci sono tanti ragazzi. E vedo in loro la ragazzina che allora, io avevo appena 15 anni, la mia professoressa di inglese un giorno ha invitato ad andare in biblioteca. Mi ha detto Murru, mi dava del lei, Murru, venga a leggere in biblioteca. Io l'ho guardata esterrefatta e ho detto proviamo, e mi ha introdotto alla lettura in inglese. Mi ha detto non usi mai il vocabolario, legga per il piacere della lettura. Al resto penserà il suo cervello, mi ha detto. E io ho seguito il suo consiglio, non ho mai usato il vocabolario, e adesso che sono diventata insegnante di lingue, dico lo stesso ai miei alunni quando vogliono leggere. Il nostro cervello ha grandi capacità, di cui noi non ci rendiamo nemmeno conto. Dovunque lei sia, adesso so che sarà felice di quello che io sono riuscita a fare, e mi dispiace che non possa dividere con me questa gioia di vedermi scrivere in inglese delle cose che lei avrebbe amato. Grazie mille per questo premio. Sono onorata. Grazie. Grazie. Bene, lo stringe la mano a tutti. Almeno verifichiamo che la circolazione sanguigna sia ancora attiva dei signori qui. Ok, sì, sono tutti. Sembrano vigili, sì. Dunque, ho detto a Leonardo, quando mi ha invitato a questo incontro, che
che avrei portato la trilogia che le spiagge Pomala sanguinaria, come è diventata poi tristemente famosa, dove è avvenuta una strage, tutto è andato storto quel giorno e sono morti migliaia di giovani soldati americani. Ho portato la poesia a scuola e l'ho fatta leggere ad alcune persone, non avevano idea di che cosa fosse Omala. Poi l'ho fatta leggere a un tecnico, uno dei nostri tecnici del laboratorio, insegno, e lui stava a pochi chilometri dalla spiaggia. E io ho detto, questa cosa è bellissima, scriverò il continuo di Omala. E così è nata Le ali della speranza di Winsor Bode. E dopo queste due poesie mi sembravano un po' orfane, no? Era come se io fossi ancora lì, su quella spiaggia, e mancasse qualcosa. E così dopo alcuni mesi è nata l'ultima, Completion, in inglese, è nata proprio in inglese. Io ho faticato moltissimo ad adattarla in italiano, perché mi è stato chiesto da un po' ma ondeggiavano. E poi, come spinte da una brezza lieve, su quella riva si adagiavano. All'alba di un nuovo giorno, come foglie d'autunno di rosso tinte, gemevano. Nel ribollire delle onde avverse e del loro sangue intrise, volgevano occhi languidi ove la luce già si spegneva, al cielo cupo, addio. E si chiedevano, nell'attimo estremo che il fuoco annienta, se aveva un The Wings of Hope è una parte, una delle tre parti che compongono una bellissima scultura che si intitola I Coraggiosi, The Brave, che si può vedere nella spiaggia di Omala, dove è avvenuto lo sbarco. Le ali della speranza. Tu che libero vai col capochino al volgere del giorno, nel silenzio che il corpo avvolge e l'animo tormenta. Fermati oltre la solitaria riva e ascolta. Ti sembrerà che arrivi insieme alla marea come un lamento greve di anime spente, e insieme al vento e allora still, never ending lines, suspended between green and blue, white, silent corpses, arms reaching out in fraternal embrace, facing the eternal land where golden sand and peaceful waves untwine, shivering in the rustling, unsettling chill of the coming night, when deep emotions from past and present combine. Dove tutto è finito e dove queste anime erranti per me tornano ogni sera, ognuna, e sono come dei corpi con le braccia tese, sono dei fratelli che sono morti, erano soldati americani, e sono come dei corpi che si abbracciano e aspettano, quando torna la marea, che le loro anime si possano ricongiungere al corpo.